Ciao amici, come state? Sono Laura Cepeda dal Messico. Benvenuti a casa mia e benvenuti al mio canale in italiano, Laura Cepeda Italia. Oggi ti vado a insegnare a fare questa bellissima maglia all'uncinetto di ventagli molto molto facile e veloce. Bisogniamo di 400 g di cotone come queste. Facciamo un nodo e facciamo 12 catenelle. Facciamo una catenella di più, torniamo al secondo punto, così, e facciamo 12 punti bassi, un punto basso in ogni punto, così. Torniamo il tessuto, il primo punto facciamo un punto basso normale e poi facciamo punto basso di costola. Solo dobbiamo prendere la parte da dietro di ogni punto. Guarda come lo faccio. E anche solo il primo e l'ultimo punto lo dobbiamo fare normale. Punto basso normale. Guarda come lo faccio. E questo sarà la parte di sotto della maglia. Giriamo il tessuto e facciamo lo stesso. Il primo e l'ultimo punto facciamo punto basso normale prendendo le due filati e poi i seguenti punti dobbiamo fare punto basso di costola che solo è prendendo la parte da dietro di ogni punto, così. Guarda come lo faccio. E così dobbiamo fare giro tra giro tra giro ad avere la lunghezza che noi bisogniamo secondo la misura della nostra cinta. Guarda per favore, io ho fatto 110 giri e per una misura di una maglia piccola contiamo 50 giri e mettiamo un marcapunti così. Allora dobbiamo unire e chiudere questa parte con punto basso normale. Guarda come lo faccio. Allora dobbiamo fare un giro di punto basso normale. Alla fine chiudiamo con un punto scorrevole, così. Facciamo 8 punti bassi. Poi 4 catenelle. Lasciamo 2 punti. Nel seguente prendiamo con punto basso. Di nuovo 8 punti bassi. 4 catenelle, lasciamo 2 punti e prendiamo nel seguente punto con punto basso. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine chiudiamo con un punto scorrevole, facciamo 3 o 4 punti scorrevoli di più ad arrivare al centro di qui. Poi facciamo 3 allacciature sull'uncinetto così e facciamo un punto alto lungo 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 così. Guarda come lo faccio. Di nuovo facciamo 3 allacciature sull'uncinetto e facciamo un punto alto lungo lungo lungo. Guarda come lo faccio. E così dobbiamo avere 12 punti alti di questi nello stesso punto,
così. Guarda che bellissimo, questo è un ventaglio. Prendiamo con punto basso alla metà di questo, così. Di nuovo facciamo tre allacciature sull'uncinetto e di nuovo su questo punto facciamo 12 punti alti lunghi, così. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine di questo giro chiudiamo con un punto scorrevole e allora dobbiamo fare 12 punti scorrevoli ma per dietro. Guarda come lo faccio. Quattro catenelle e di nuovo facciamo 12 punti scorrevoli da dietro del ventaglio. Guarda come lo faccio. E così si vedrà come un ventaglio di costola. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine chiudiamo con un punto scorrevole. Facciamo 4 punti scorrevoli ad arrivare al centro di questa parte, così. Facciamo 6 punti scorrevoli da dietro, 2 allacciature sull'uncinetto e in questo punto dove dobbiamo fare 12 punti alti lunghi. Guarda come lo faccio. Alla fine di questo ventaglio prendiamo con punto basso nel centro di questa parte, ma nella parte da dietro, così. Di nuovo facciamo 3 allacciature sull'uncinetto e nel seguente punto facciamo 12 punti alti lunghi, 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 così. Alla fine chiudiamo con un punto scorrevole, poi di nuovo facciamo 12 punti scorrevoli da dietro, così, 4 catenelle e di nuovo 12 punti scorrevoli da dietro e così dobbiamo fare tutto il giro. E così dobbiamo fare tutto il tempo, un giro di ventagli, un giro di catenelle e punti scorrevoli da dietro, un giro di ventagli, un giro di punti scorrevoli da dietro, così ad avere la misura che noi vogliamo. Guarda per favore qui, io ho fatto alla fine 8 giri di ventagli, questa è la misura che io voglio per una taglia piccola. Allora dobbiamo contare quanti ventagli abbiamo. Per esempio io ho 10 ventagli. Mettiamo un marcapunti per ogni 5 ventagli e poi facciamo un giro di punto basso ma per ogni 5 ventagli. Facciamo 6 catenelle. Giriamo il tessuto, facciamo 3 allacciature sull'uncinetto. E in questo punto dobbiamo fare i 12 punti alti lunghi per fare il ventagli. E qui andiamo a fare 2 parti. Prima la parte dal fronte e poi la parte da dietro per separato. Così, guarda come lo faccio. E così dobbiamo fare per 5 ventagli, che è questa parte. Guarda come lo faccio. E qui dove è il ventaglio numero 5 possiamo mettere un marcapunti e così sarà più facile.
Cuando abbiamo fatto i cinque ventagli, qui nell'ultimo ventaglio dobbiamo fare un punto alto lungo di più. Invece di fare 12 punti alti, facciamo 13 punti alti così. E questo è per separare la manica. Giriamo il tessuto e facciamo lo stesso. Il seguente giro è di 12 punti bassi da dietro. Alla fine di questo giro facciamo un punto basso di più, giriamo il tessuto, saliamo con 6 catenelle e in questo buco facciamo un ventaglio di solo 6 punti alti lunghi, così, guarda come lo faccio. In questa parte solo saranno ventagli di 6 punti alti lunghi perché dobbiamo iniziare a chiudere questa parte. Per il collo prendiamo qui con punto basso, allora i seguenti ventagli sono normali di 12 punti alti lunghi, così. Alla fine di questo giro solo dobbiamo fare un ventaglio alla metà di solo 6 punti alti lunghi come abbiamo fatto all'inizio di questo giro, guarda come lo faccio. Giriamo il tessuto e facciamo lo stesso, facciamo il seguente giro di catenelle. Alla fine di questo giro facciamo il nostro punto basso finale, giriamo il tessuto e allora in questo giro il ventaglio sarò intero, guarda come lo faccio. Un giro sarò intero, il seguente giro di ventagli sarò alla metà. Tre allacciature sull'uncinetto e in questo buco facciamo un ventaglio di 12 punti alti lunghi. Guarda come lo faccio. E così dobbiamo fare ad arrivare alla misura che noi vogliamo o alla misura del nostro collo. Guarda per favore, abbiamo fatto tutto questo di questa bellissima maglia. All'inizio abbiamo fatto l'inizio della maglia che è questo, poi abbiamo fatto 8 giri di ventagli, qui abbiamo fatto la separazione della manica e dalla parte della manica al collo dobbiamo fare 3 o 4 giri di ventagli. Ricorda, primero
dobbiamo fare, prima dobbiamo fare una parte e poi dobbiamo fare l'altra parte, prima la parte dal frente e poi la parte da dietro, così, e allora dobbiamo unire questi parti. Alla fine io ho 7 ventagli, cioè dobbiamo lasciare 3 o 4 ventagli per il collo e l'altro lo dobbiamo unire. Dobbiamo fare un nodo, tagliare con le forbici e poi dobbiamo fare un nodo qui all'inizio per unire così. Guarda qui, dobbiamo mettere marca punti qui nel secondo ventaglio, nel centro del secondo ventaglio, così per ogni lato mettiamo i marcapunti. Allora dobbiamo unire con l'uncinetto o anche con un ago di lana. Io lo vado a fare con un ago di lana e migliore. Facciamo un nodo e uniamo un punto da questa parte, un punto da questa parte, un punto da questa parte, da dietro a fuori, guarda come lo faccio, ad arrivare al marcapunti, e dobbiamo fare lo stesso dall'altro lato. Per me va bene così, ma se tu vuoi più chiuso questa parte della maglia, va bene come tu vuoi. E anche alla fine tutti questi filati, ricorda che dobbiamo nascondere sul tessuto così, con aiuto di un uncinetto o con aiuto di un ago di lana. E così, amici, abbiamo finito questa bellissima maglia di ventagli all'uncinetto. È stato molto molto facile da fare e molto veloce. Forse in una settimana o in 3 giorni tu puoi fare questa bellissima maglia. Grazie tanti per vedermi. Ci sentiamo la prossima settimana. Per favore iscriviti. È molto importante per me. Inviami tutti i tuoi commenti, regalami un like, da clic sul campanello. Ci sentiamo la prossima settimana e ricorda che se lo puoi sognare, lo puoi fare. Un bacione. Ciao!